Pirelli con il pneumatico P0 ha fissato nuovi e più elevati standard di prestazione, grip e sicurezza di guida. L'ottimale utilizzo di queste coperture avviene entro parametri di funzionamento ben definiti, primo fra tutti la temperatura di esercizio. Il P0, nelle sue 4 declinazioni di durezza e mescola, garantisce prestazioni al top solo all'interno di un intervallo termico ben definito. La fascia esterna del battistrada è la più fredda, quella centrale e l'interna sono le più calde, proprio per il carico di lavoro a cui vengono sottoposte. Raggiunta la temperatura target, il pneumatico è in grado di sviluppare la massima aderenza sul fondo stradale. Ma carenze nel carico verticale, problemi d'assetto o uno stile di guida troppo aggressivo possono generare problemi di usura irregolare della mescola sotto forma di blistering. Sono condizioni che si verificano raramente grazie a trattamenti chimici della gomma specifici per allontanare questo tipo di fenomeno. Si sviluppa nella parte più interna del pneumatico, nella sezione del battistrada. Il blister è un processo che si innesca quando si surriscalda la regione più vicina alla carcassa, generando bolle d'aria che attivano un principio di distacco della gomma con estensioni circoscritte in diversi punti del pneumatico. Si manifesta sul battistrada con veri e propri distacchi di porzioni di gomma, con dimensioni variabili in funzione del livello di stress termico-meccanico sopportato, che lasciano ampi e visibili crateri che vanno in profondità, a volte fino alla carcassa. Uno dei fattori che partecipa a migliorare il rendimento grip durata delle coperture è certamente il livello di gommatura della pista. A seconda della granulometria, il deposito di gomma avviene più o meno rapidamente, riempiendo gli interstizi dell'asfalto fino ad ottenere un tappeto di materiale gommoso. È la traiettoria pulita, o definita gommata, che a contatto con il battistrada in temperatura sviluppa aderenze eccezionali, riduce il deterioramento, permette al pilota di guidare in modo sicuro e performante, sfruttando in pieno le caratteristiche di motricità, frenata e aderenza in curva della monoposto.